Sta per arrivare il mese, probabilmente per qualcuno più bello dell'anno, no? Il mese di dicembre, e il mese di dicembre sempre fa sognare, no? Non solo i bambini, ma anche noi grandi, perché insomma è anche il mese in cui ci sono le luci, ci sono le feste, sa, ci sono tante cose in arrivo. E anche per noi abbiamo deciso che questo mese di dicembre sarà particolare. E dunque vado subito in condivisione schermo e vi vado a raccontare il perché sarà un mese, secondo me, eccezionale. Adesso, insomma, me lo auguro per tutti noi. Allora, parto subito su il focus, chiaramente sulla nostra attività, perché è molto importante e quello vorrei parlare prima di questo, prima di parlarvi di che cosa abbiamo in serbo questo dicembre, perché ci siamo resi conto che tante persone magari ancora non hanno, non masticano bene, diciamo, quello che è il nostro prodotto, il nostro servizio e la nostra attività. E dopo la formazione che abbiamo avuto con il nostro vicepresidente Enrico Bena la settimana scorsa, volevo veramente cogliere questi 10 minuti iniziali proprio per spiegare a voi, ma soprattutto anche perché possiate spiegarlo alle vostre persone, quelle che ci sono e quelle che arriveranno, cosa effettivamente facciamo e che cosa abbiamo, perché secondo me quando conosciamo bene quello che abbiamo e quello che facciamo, sappiamo anche prima di tutto proporlo, ma soprattutto ci sentiamo anche sicuri. E dunque questi 10 minuti vorrei un attimino rifare luce e chiarezza proprio su tutta la nostra attività. Allora, noi siamo fondamentalmente creatori di relazioni, perché il network marketing crea questo, oltre che proporre un prodotto, che noi sappiamo che è una nuova forma distributiva. E le nostre commissioni effettivamente dipendono dallo sviluppo dei clienti alla piattaforma Travel Advantage in questo caso. E dunque noi siamo intermediari, come ci ha spiegato bene Eric, che mettono in contatto i prospect con l'azienda. E dunque, oltre ai clienti, noi costruiremo anche una rete di ambassador con i quali svilupperemo il nostro business. Dunque, il fatto, e ne ha parlato molto bene la settimana scorsa Eric, che noi quello che abbiamo, tra virgolette, bisogno per far sì che la nostra attività funzioni sono clienti. E quello che succede quando noi inseriamo non solo un cliente, ma anche un ambassador, questa persona ci aiuterà a sviluppare ancora di più, perché è chiaro che se io magari ho 1.000 clienti, benissimo, anche fossero 1.000 clienti VIP, significa, e poi lo vedremo in dettaglio, che ho 500 punti e con 500 punti sappiamo che guadagniamo un minimo di residuale di 1.200 dollari più tutto il resto, anche solo con dei clienti e anche solo con dei clienti VIP. Che cosa succederà? Che se io ho dei clienti pro e dei clienti elite, chiaramente mi raddoppierà e mi moltiplicherà. E poi vedremo per quanto. Ma se ho anche dei ambassador, queste persone mi aiuteranno a sviluppare insieme il business. Dunque, magari avrò solo 100 clienti, ma in 10 ambassador, ognuno 100 vuol dire che ne avremo tutti, tra tutti 1.000. Ed è per questo che noi siamo pagati, dunque, proprio per creare questo fatturato all'azienda. E perché dicembre, vi ho detto all'inizio, sarà il mese top? Perché Natale ovviamente, ma anche per noi, per l'attività, perché riallacciamo i rapporti con l'occasione delle feste. Quanti di voi magari risentono persone che non sentivano da mesi? Perché? Perché fare gli auguri di buon anno, di buon Natale e quant'altro. E bisogna anche dire che Natale siamo più propensi alle spese, perché spese natalizie, regali, e dunque siamo anche molto più facili, diciamo, a spendere dei soldi. Io mi ricordo quando avevo il negozio, vi racconto questo piccolo aneddoto. Io avevo un'attività a Senigallia per 9 anni e a Natale, non vi dico, il 24 dicembre arrivavano le persone all'ultimo minuto e compravano qualsiasi cosa perché le mancava il regalo per questa persona. E magari avevano una persona in più, un invitato in più, oppure non sapevano che cosa fare, la cognata, al cugino o quant'altro, e erano pronti a spendere veramente anche 3 volte quello che avrebbero speso solo perché era Natale e non volevano fare brutta figura. E dunque siamo effettivamente più propensi a spendere anche dei soldi, ma soprattutto a Natale abbiamo voglia di evadere, abbiamo voglia di sognare, e oggi come oggi più che mai, credetemi, anche e soprattutto con la situazione che abbiamo. Ma anche un'altra cosa importante, a Natale, soprattutto a fine anno, facciamo il bilancio dell'anno che è stato trascorso.
E che cosa facciamo? Creiamo progetti per il futuro e ci prendiamo anche impegni. Quanti di voi, scrivetemelo nella chat perché voglio veramente che interagiamo, quanti di voi il 31 dicembre hanno detto ok, dal 1 gennaio dopo le feste mi metto a dieta, mi iscrivo in palestra? Quanti di voi, ditemelo, scrivete semplicemente io perché voglio veramente vederlo, se non sono l'unica che prende le buone risoluzioni ogni 31 dicembre. E quando arriviamo a febbraio, di solito la palestra magari ci sono andata 3 volte in tutto gennaio e a febbraio già mi sono scordata. Ma non ho avuto nessuna difficoltà, e tanti di voi sono convinta, scrivetemelo io perché dopo alla fine guarderò tutti io perché non voglio essere l'unica, che ha speso magari un abbonamento di 6 mesi, perché ho detto ok, fino a giugno vado in palestra perché magari il semestrale costava meno che il mensile. Senza considerare che comunque era 3 volte tanto o più, però non ci sono andata più. Perché? Perché chiaramente le buone risoluzioni si prendono, i desideri ci sono, ma poi la costanza e la determinazione sono un'altra roba e soprattutto il sacrificio. Vado a vedere perché sono proprio curiosa a vedere quanti io ci sono. Io no, perché so che finirà. Furba Rossella. Io sono pronosti che sostanzialmente sono destinati a fallire, esatto, e poi vedremo anche perché sono destinati a fallire. Mi piace, grazie della vostra condivisione e condivido tutto quello che avete scritto. E dunque dicembre sarà anche il nostro mese per l'attività, perché proprio per tutti questi motivi. Allora andiamo a rivedere quello che facciamo, così almeno abbiamo chiaro tutto il resto di cui andremo a parlare dopo. Noi promuoviamo l'adesione a Travel Advantage, che può avvenire tramite i Guest Pass, e lo sappiamo, le membership free, il VIP mensile a 19 € o annuale, il Pro o l'Elite. Ma vediamo un attimino come guadagniamo, e questo è quello che faccio sempre vedere anche nella presentazione. Abbiamo 3 modalità per guadagnare in questa azienda. La prima regalando i guest pass, la seconda affiliando membri viaggiatori, oppure chiaramente i guest che diventano membri, e soprattutto se vogliamo creare un'attività veramente redditizia, sviluppando una rete di viaggiatori. Sviluppando significa creare rete. Ma vediamoli uno a uno. Ah, scusatemi, ecco, non avevo. Il Guest Pass è un modo molto semplice per interessare le persone alla piattaforma e ricevere referrals. Cosa significa? Che il guest è gratuito e dunque avrà solo una percentuale più bassa di risparmio rispetto ai membri. Ma avrà la possibilità in qualsiasi momento di fare l'upgrade al membro VIP, Pro o Elite per usufruire dei sconti totali. Allora, io vi dico questo e voglio essere veramente molto diretta e chiara perché lo sono sempre nelle formazioni, ma oggi ancora di più. Si possono guadagnare delle commissioni con il Guest Pass perché noi prima del Covid, e vi ripeto, prima del Covid, all'inizio quando mi sono iscritta. Il 2 dicembre saranno 2 anni. Noi guadagnavamo anche bene dando i guest pass. Perché? Perché avevamo dei sconti addirittura anche più alti prima del Covid e le persone si muovevano. E dunque, sì, è vero che possiamo guadagnare, ma sicuramente non sarà il modo di guadagnarsi e di crearsi un'attività, una libertà finanziaria. Dunque, se pensiamo di poter guadagnare con i guest pass, oggi come oggi, soprattutto in questo momento, in cui chiaramente i viaggi sono ancora molto limitati e soprattutto ora che anche il risparmio è sceso, è ridotto rispetto alla normalità, cioè se facciamo un'attività è ok con i guest pass se questi si trasformeranno in membri. Perché questo deve essere veramente il modo per educare gli ospiti e farli diventare membri. Dunque è proprio la porta di servizio per farle vedere la presentazione, per poter tenerli agganciati a noi, per poterci far dare dei nominativi, ma soprattutto cosa succede? Che se noi le diamo il guest pass e finisce lì, non condivideranno mai il guest pass e probabilmente quando vedranno la prima offerta con magari un 15, un 20% di sconto, perché avranno la metà e lo vediamo rispetto a noi, non andranno neanche oltre. Se invece ci mettiamo lì, scarichiamo l'applicazione, le facciamo vedere che basta che condivide mettendo la mail e
e le facciamo vedere che andando a prenotare potrà risparmiare di più se diventa membro, forse alla prossima vacanza ci pensa e lo va a fare. E forse, probabilmente, le due o tre persone che le abbiamo fatto vedere, avrai la mail di tuo fratello, il tuo amico, chi viaggia e chi no, lo farà e quelle persone forse torneranno da noi. Dunque, il guest pass dato tanto per rende poco. E ve lo dico proprio perché tante persone mi dicono: ma non guadagno, ho dato tanti guest pass. Uno è il momento, che giustamente non ci spostiamo, dunque io ve lo dico proprio perché io non sto lavorando con i guest pass in questo momento. Li avevo dati all'inizio, avevamo dato quelli di mio marito e quella di mia figlia, e all'inizio, effettivamente ve lo potranno dire anche loro, hanno guadagnato la stessa cifra che i guest risparmiava e dunque sembrava veramente un modo di guadagnare enorme. Oggi come oggi è più un modo, diciamo, per attirare il cliente e farle capire e farle vedere la nostra piattaforma. Perché? Perché chiaramente se diventa un membro VIP, dunque va a prenotare, che succede? Che avranno due membership. E questo è importante, voglio insistere su quello, perché noi vendiamo il VIP come $19,99 al mese oppure 199 annuali, ma se pensate che sono due piattaforme, e dunque provate a immaginare come Netflix, no? Pago un tot, ma lo prendo in due, sono due persone che lo usano e dunque vuol dire raddoppiare sia i vantaggi, ma soprattutto la persona quando versa il mese, oppure versano metà metà, dunque 6 euro ognuno, cioè non è più una spesa, ma soprattutto se non verso, che succede? Che la persona con cui la condivido non potrà prenotare neanche lui. E dunque anche un doppio impegno, dunque sì è vero che il VIP non prende punti fedeltà, dunque è solo un abbonamento, ma alla totalità dei sconti, a differenza del guest pass, con una spesa veramente minima e riceverà 15 guest pass immediati più 3 al mese, oppure se lo fa annualmente 50 guest pass. E provate a immaginare un VIP che regala i 50 guest pass, tutto quello che risparmierà il guest quando andrà in vacanza, le tornerà a lui in crediti di viaggio. E dunque saranno tante vacanze gratis e poi vedremo perché vi dico questo. La seconda membership che abbiamo è la Pro, e la Pro, a differenza della VIP, si trasforma in punti fedeltà. Saranno $80 al mese, però questi $80 li possiamo scontare sulle Life Experience, solo sulle Life Experience. E il Pro avrà 25 piattaforme ospite più 10 al mese, cosa vuol dire molta più possibilità, molto più strumento per poter fare l'attività. E oltre al VIP sappiamo che ha anche attività, soggiorni e treni. Insisto su questo fatto: noi abbiamo dei fornitori per i soggiorni, non per i treni, per i voli e per le auto a noleggio. È un servizio in più che diamo sulla piattaforma, ma non dobbiamo aspettarci dei sconti su questo. Perché? Perché chiaramente noi possiamo usarlo, possiamo usarci crediti di viaggio, dunque possiamo anche andare gratuitamente, ma non avendo fornitori, soprattutto sui treni, perché sappiamo che le ferrovie dello Stato italiano hanno il monopolio, al momento non abbiamo partnership. Dunque, al momento l'unico vantaggio che abbiamo è poter usare i crediti di viaggio, ricevere dei crediti di viaggio e scontarci, se siamo elite, non pro, dei punti fedeltà, perché l'elite, a differenza del pro, i suoi punti fedeltà li potrà scontare ovunque sulla piattaforma e riceverà 50 guest pass più 20 al mese. Avrà anche il mall. Dunque, perché vi dico questo? Perché l'elite avrà 5 piattaforme. Provate a immaginare una persona che vi dice: sì, ma verso $120 al mese, 100 euro al mese, e magari non viaggio in questo momento. Ma pensate se sono 5 persone a usare la piattaforma per comprare, fare acquisti, farsi una notte fuori, qualsiasi cosa. E dunque è chiaro che se io do il beneficio a 4 persone, cioè, è chiaro che non pago più l'abbonamento per me, lo pago per 5 persone, magari queste 5 o 4 persone che anche viaggiano mi daranno dei crediti di viaggio con i quali magari ripago anche la mia membership, perché magari sono 100 euro. E dunque è molto importante quando noi vendiamo le membership, e qui parlo proprio dei clienti, di far capire anche questo, perché le piattaforme aggiuntive sono veramente una cosa straordinaria che non sfruttiamo per niente. E i guest pass, se usati nel modo giusto, per avere dei reference, per far sì che questi diventano dei clienti, saranno
Fantastici anche questi. Dunque, su questo volevo tanto insistere perché? Perché noi percepiremo delle commissioni in base al fatturato che viene trasformato in punti, non per iscrivere dei ambassador, per iscrivere dei membri, VIP, Pro ed Elite. E perché il VIP vale mezzo punto? Perché i VIP sono 20 dollari al mese, il Pro sono 80 dollari, 80 è 4 volte 20. E 2 punti sono 4 volte mezzo punto. L'elite sono 120 dollari, che sono 6 volte 20, e sono 3 punti, che sono 6 volte mezzo punto. Cioè, perché vi dico questo? Perché per semplicità noi parliamo di punti, ma fondamentalmente noi dobbiamo solo ragionare in maniera commerciale. E dunque noi creiamo un fatturato all'azienda, più è alto il fatturato, più guadagniamo. Per esempio, per diventare silver ci bastano 9 punti. Che se andiamo a considerare l'elite, vedete, bastano 3 membri. Se sono un mix tra tutti, serviranno magari 3 pro, 2 VIP o quant'altro. Dunque, un mix tra tutti. Dunque, non siamo obbligati ad avere 3 elite per diventare silver. Possiamo anche avere 18 VIP, oppure possiamo avere un mix tra tutti. E questo è importante perché noi valutiamo qualche volta troppo quello che pensiamo solo su una via. Invece noi dobbiamo imparare a espandere veramente la nostra mente e poter prendere tutte le opportunità che abbiamo. E dunque per questo volevo veramente fare un riassunto su quello che è le membership, perché è quello fondamentalmente il nostro prodotto e il nostro servizio. E come facciamo a conoscere, a capire bene le membership? Semplicemente usandola. Perché per poterla conoscere e condividere, la dobbiamo aprire. Questa è la mia piattaforma. Io perché vi faccio vedere la mia piattaforma? Perché per il mio modo di viaggiare, e voi vedete dunque, come vi dicevo, 24 mesi che sono all'interno, ad oggi ho 1.131 punti fedeltà, che sono dunque in 24 mesi, considerate, sono 2.440 punti fedeltà che mi sono stati dati, ne ho usati una metà, considerate che noi siamo in due a usarla per le vacanze, dunque una metà l'ho usata io, l'altra metà l'ha usata mio marito e dunque mi sono rimasti la metà dei miei punti fedeltà. Ho dei crediti di viaggio, come vedete ne ho tanti, e ho risparmiato 2.164 dollari. Io perché vi faccio vedere questo? Perché chiaramente io sono io, ma io la uso la piattaforma come vedete su questi puntini blu, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Sono tutti i viaggi che ho fatto e ne ho fatti più di uno al mese. Per chi mi conosce sa che insomma sono stata massimo 20 giorni fuori e 10 giorni a casa da maggio ad oggi. E secondo voi, considerando che io ho versato quando sono entrata 399 dollari e dunque l'azienda, perché dal secondo giorno io avevo i miei 3 iscritti e ero silver, dunque non ho più versato. Io la mia membership, ma è l'azienda che mi ha autofinanziato, dunque l'azienda mi ha versato quei 2.440 punti fedeltà, che io però ho usato per metà. In più ho risparmiato 2.164 dollari e ho guadagnato 730 dollari in crediti di viaggio. Allora, secondo voi, per come la sto usando io, posso dire che la piattaforma funziona, che è vantaggiosa? Sì. O no? Ovviamente sì, ma questo è un mio esempio e spesso noi sopravvalutiamo anche le persone perché Chiara viaggia, Andrea viaggia, ma qualcuno che magari non viaggia, vi faccio l'esempio con Sky. Immaginiamo che io non guardo il calcio perché non lo guardo, non guardo lo sport perché non lo guardo, al massimo guardo i film e io ho Sky. Immaginate che io prendo Sky e su Sky prendo l'abbonamento completo con i film, con lo sport, con il calcio e spendo 90 e passa euro al mese. Secondo voi sono sprecati? Considerando che se io quando accendo la televisione l'unica cosa che guardo sono film, ovviamente saranno spreco di soldi perché non lo uso. E dunque se io vendo l'elite a una persona che non interessa di fare shopping, non viaggia tantissimo, ma magari ogni tanto le piace fare un viaggio o andare in albergo fuori porta, a quel punto le devo vendere un VIP. Se invece ha intenzione magari di lavorare e vuole guadagnare anche con questa piattaforma, magari le piace anche ogni tanto farsi qualche viaggetto,
A quel punto le posso vendere un pro se non è pronto a usare l'Elite perché è troppo alto, perché sono 60 euro mensili. E dunque spesso noi dobbiamo veramente valutare in base all'utilizzo che una persona ne fa, perché se lo sopravvalutiamo, cioè diventa come Sky col calcio. Io ho voluto farvi questo esempio perché secondo me, anzi, grazie Andrea, che me l'ha fatto lui, è veramente ovvio perché. Perché io non userei mai il calcio, dunque perché devo andare a pagare un abbonamento? Se io non uso la piattaforma, è chiaro che lo vedrò come uno spreco, ma se uso la piattaforma come Chiara e se qui a sinistra vedete i viaggiatori e metto anche quattro viaggiatori che magari io, ok, voglio fare il business, voglio scalare tutti i miei punti sulla piattaforma, anche se vado ogni tanto fuori in albergo, ma visto che voglio fare il business, come minimo penso che avrò tre ambassador, e dunque come minimo i miei 100 euro non li verserò io, ma li verserà l'azienda perché voglio fare l'attività. E dunque decido in piena coscienza che anche se non viaggio tantissimo faccio l'elite. Però do le mie quattro piattaforme a degli amici miei che magari fanno i rappresentanti o che fanno tanto shopping o che viaggiano, che si fanno un bel viaggio due all'anno. Che succede? Che loro saranno strafelici perché è gratis per loro. Io l'azienda mi pagherà i miei 100 euro, ma tutti i crediti di viaggio, che chiaramente non avranno i viaggiatori aggiuntivi, li riceverò io. E che cosa ci farò con quei crediti di viaggio? Quelle poche volte che viaggio, viaggerò gratis. E dunque dobbiamo capire veramente per ogni persona che cos'è il suo. È come se io vado a investire. Io non ho tanti soldi, faccio un lavoro normale, non posso investire 1.000 euro al mese, perché vuol dire che mi ritrovo magari con 500 e non riesco a arrivare a fine mese e dunque ne investirò 100. Se invece guadagno 10.000 euro al mese, magari posso investire 1.000 euro. E dunque ognuno deve vederlo veramente in base alle proprie tasche. E in basso a sinistra, noi vedete il mio sito web. Allora, l'azienda ci ha messo a disposizione tantissimi nuovi strumenti e chi li sta usando in maniera massiccia sta avendo anche dei buoni risultati. E dunque questo è molto importante perché il mio sito web, parlando con delle persone che magari l'hanno scoperto da poco oppure si sono appena entrati, hanno visto veramente un potenziale anche per i guest, perché vedete, questo è il sito dei guest dove basta mettere la mail e ogni guest riceve 10 guest pass da condividere. Sapendo di avere un sito e di poterlo anche assegnarselo, dunque, perché ogni ospite ha questo sito e ogni ospite ha questa piattaforma, applicazione sul cellulare. Se non lo sa e se noi non glielo facciamo vedere, se noi non lo educhiamo, è difficile che lo vada a usare ed è difficile che vada a condividerla. Ma se lui scopre che con questa applicazione potrà farsi qualche viaggetto gratis, magari, oppure risparmiare ancora di più di quello che risparmia sulla piattaforma. Probabilmente, visto che è gratis e visto che la può regalare, e a noi ci piace, soprattutto adesso che sono le feste natalizie, poter regalare alle persone, se noi glielo facciamo vedere, probabilmente la userà. Invece il sito che abbiamo noi Ambassador è questo. E dunque noi abbiamo il sito personalizzato, un supporto costante e un'applicazione gestionale che spesso, come vedete qui a sinistra, usiamo poco, ma poter farlo vedere con un QR code. Cioè la persona, cioè vi assicuro, l'altra volta ero a cena e ho fatto vedere il QR code, l'ha scannerizzata, cioè con il suo telefono, cioè ha detto wow, che figata, cioè è rimasto più che altro impressionato dalla facilità di entrare nel mio sito, poi ha visto che era il mio, che ero Chiara Rosiglione. E dunque comunque dà anche importanza e professionalità a quello che facciamo. E adesso invece vorrei, anzi chiedo l'aiuto a casa perché oggi ci siamo divisi anche i compiti. Vorrei che vediate le potenzialità della nostra piattaforma. Perché, come vi ho detto, se noi la usiamo, sappiamo anche quello che ci può dare, ma soprattutto c'è qualcuno, qualcuna anzi, che ci ha fatto un bel regalo per darci delle idee, dei input per questo Natale. Dunque, lascio la parola a Tunde Stift. A te la parola. Ciao ragazzi, ciao, bentornate, che bello vedere, bentornati, bellissimo vedere tutti quanti insieme. Grazie Chiara, io vi prendo solo un po' di tempo per far vedere insomma quello che ho preparato.
perché ho fatto un attimino di ricerca nella nostra piattaforma e ho piacere di condividere con voi. Anche perché, insomma, possiamo utilizzare questo Natale in una maniera molto, ma molto, ma molto intelligente, ok? Per tantissime cose. Quindi adesso io vado assolutamente a condividere la mia PowerPoint, se mi fa. Scusate, mi sa che non è partita. Ok. Eccoci, quindi come vedete già in versione natalizia, quindi già stiamo un po' preparando il Natale, quindi regala e regalati sconti per i tuoi prossimi viaggi, quindi è un'occasione incredibile per poter regalare anche le persone attraverso il guest pass, come diceva anche Chiara, oppure anche con la membership VIP, ok? Perché ragazzi, tanto regalo facciamo tutti quanti noi, magari le persone che ci sono vicino a noi, perché non poter regalare $20 un mese di membership VIP, ok? Sicuramente siamo anche molto più convenienti rispetto a magari un profumo o qualcosa un pochettino più costosa e senz'altro regaliamo un grandissimo valore e ci permettiamo insomma alle persone di poter approvare veramente la nostra piattaforma. Quindi due modalità in cui possiamo regalare anche gli altri, ma fondamentalmente fate anche un regalo per voi utilizzando la piattaforma, quindi prenotando un viaggio o facendo lo shopping. Quindi per questo è importantissimo. Qui ho preparato una piccola, insomma, paragone, come potete vedere, con Travel Advantage Roma dal 19 al 26 dicembre, quindi comunque tutto, diciamo, pre-Natale e anche Natale. Come potete vedere, insomma, rispetto a questo paragone, rispetto al Booking, c'è un notevole direi di risparmio, no? Siete d'accordo con me? Perché comunque andiamo a pagare noi 482 euro meno 46 punti di fedeltà, ok? E guadagniamo anche $12 di crediti. Quindi, ragazzi, adesso sembrano questi dollarini non hanno una grandissima importanza perché vi sembra che guadagno solo $10, ma io ve l'assicuro che ultimamente in 3 settimane ho preso 4 voli e tutti i 4 voli, in quanto ci sono questi voli low cost, come può essere Ryanair o Wizz Air, ho pagato con i crediti, ok? Con i crediti che io ho guadagnato nelle mie precedenti prenotazioni. Quindi fondamentalmente non ho pagato nulla, ok? Quindi volato io e Giuseppe per 4 volte nelle ultime 3 settimane, totalmente, interamente pagati con i crediti viaggio. Quindi anche questo molto, molto importante. La cosa, ragazzi, che non parliamo, io questo ribadisco sempre, non parliamo di solo risparmio, ma parliamo di un concept, ok? Un concetto che va un po' oltre, diciamo, di risparmiare i soldini nel momento della prenotazione, ok? Quindi un pochettino più ampio. È un ecosistema che funziona molto bene, ovviamente dobbiamo utilizzare, dobbiamo usare, per quello vi dico, regala e regalati la piattaforma. Qui un altro bellissimo paragone, potete vedere Istanbul. Qui anche ci sono dei risparmi incredibili. La nostra sinistra, vedete quello che riguarda la nostra Travel Advantage, la nostra destra invece quella del Booking. Quindi anche qui potete vedere, insomma, che i risparmi sono veramente, cioè, più di 60%, quindi utilizzate assolutamente la piattaforma. E poi ovviamente non poteva mancare Budapest, siete d'accordo con me che è la mia città, quindi vi posso assolutamente consigliare con grandissimo amore, perché fare Capodanno a Budapest, ragazzi, è bellissima, ok? Tutta la città, c'è un fuochi d'artificio proprio sul Danubio, quindi veramente vi regala delle emozioni uniche. Allora, ho guardato un hotel, come potete vedere non ho scelto l'hotel, quello che ha il più grande risparmio, ok? E come potete vedere, qui ci sono 25% di risparmio. Tra l'altro, una bellissima hotel si trova proprio vicino anche il parco centrale del Piazza degli Arroi. E quindi, come potete vedere, nonostante c'è una grande differenza perché sono 162 euro, ok? Quindi, rispetto, insomma, al Booking, 4 stelle.
quindi con la colazione compresa. Quindi considerate 162 euro. Uno dice tanto, poco, dipende. Ma adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare con questi 162 euro, quello che abbiamo risparmiato. Io credo che molti di voi ancora non è esplorato del tutto la nostra piattaforma, ma andate a vedere qui cosa troviamo. Praticamente nella sezione attività possiamo anche scegliere quello che andremo a fare. Quindi quel 162 euro, quello che noi abbiamo risparmiato, possiamo scegliere. Fare anche una cena a crociera sul Danubio a Budapest, credo che sia bellissima. Ingresso al bagno termale Secchi con un massaggio, ok? Più abbiamo, io ho scelto anche il trasferimento privato da verso l'aeroporto, quindi anche quello per 8 euro, e un bellissimo giro di tutti i pub di Budapest. Totale attività sono 77 euro, ok? Quindi se fate per due significa che qualche eurino vi rimane anche dal 162 che siamo riusciti a risparmiare con la nostra prenotazione. Quindi quando si tratta di questo, ragazzi, dovete veramente vedere quello che noi andiamo a economizzare, perché quello che risparmiamo possiamo benissimo poi spendere per altre cose, ok? Quindi qui c'è proprio il discorso del concept. Questo, insomma, se volete fate la foto e prenotate perché veramente vale la pena andare Capodanno a Budapest. Poi qui ho guardato anche l'Epifania a Praga, ok? Quindi della Repubblica Ceca. E qui sono andato a vedere la potenzialità dei nostri pacchetti volo più hotel. Non so se avete mai guardato, avete esplorato un pochettino come funziona. Qui, come potete vedere, dal 6 al 9 gennaio, un weekend lungo a Praga. L'ho guardato questo volo con Ryanair che è 96 euro andata e ritorno. Ok, ho la possibilità di scegliere. Di magari perché magari sono giovane, vado con un gruppo di amici, quindi magari anche un ostello, 6 posti di letto in una camera grossa, mi può piacere perché ci divertiamo. Allora cosa succede? Più alloggio, ovvero più 0 euro. Ragazzi, 96 euro, andata e ritorno. Dormire, ok, che non è un ostello, diciamo, proprio di ultima qualità, anzi, un ostello molto carino, molto bellino, che è diviso in più stanze, quindi con 96 euro faccio l'Epifania a Praga, andata e ritorno e ci dormo pure. Se invece vorrei qualcosina un po' più, vorrei qualcosina un po' più di lusso, perché magari vado con mio marito, con mia moglie e così via, ho scelto un'altra hotel, è un bellissimo, carinissimo hotel vicino al centro, si chiama Olga. Più 46 euro, ok, con la colazione inclusa, ragazzi. Quindi significa che con 132 euro, con i nostri pacchetti volo e hotel, fate l'Epifania dal 6 al 9 gennaio, ok? Io credo, se andate 2 volte a cena fuori, non so se bastano 132 euro. Quindi utilizzate assolutamente, poi magari questi paragoni caricherò anche sul Freedom Nation, se Chiara ovviamente mi permette, così almeno potete anche scaricare e eventualmente usare anche quando fate delle dimostrazioni. Ok, quindi utilizzate il massimo potenzialità della nostra piattaforma perché sono veramente incredibili. Poi pensato, perché regalare qualcosa che non serve? Perché regalare qualcosa di inutile? Regaliamo, ragazzi, la membership VIP. Ok, quindi semplicemente complimenti, ti è stato regalato un mese di abbonamento VIP per risparmiare sui tuoi viaggi. Quindi vado, per esempio, preparo una bella, bella scritta, insomma, lo stampo questa cosa qua, gli regalo a Chiara. Chiara dice: ah, cavolo, di cosa si tratta? Non me la chiede. Quindi cosa farò semplicemente? Chiara, se mi dai i tuoi dati, effettuo subito questo regalo, vado ad attivarti questo regalo, ok? E quindi insieme a lei, ovviamente, fai l'iscrizione direttamente dalla nostra applicazione, ok? Abbiamo iscrivi membro VIP, insieme con lei fai l'iscrizione. Cosa devi semplicemente fare? Ovviamente devi avere dei token, visto che sei tu che regali, ok? Così evitiamo anche che mettiamo la nostra carta di credito e così via, ma generiamo i token
andiamo a fare il pagamento con il token. Così, senz'altro, abbiamo fatto un bellissimo regalo. Siamo con lei insieme, scarichiamo l'applicazione e con Chiara, che ho regalato questo video, io faccio subito vedere. Apro l'hotel, dico, vai, vedi qui, comunque si può risparmiare il 60%, dove ti piacerebbe andare? Mi piacerebbe andare, non lo so, alle Maldive, allora andiamo a vedere cosa ci sono. Quindi significa che lei per un mese comunque senz'altro sarà emozionata perché comincerà a guardare, andrà a vedere, a simulare i suoi viaggi e potrà prenotare il suo viaggio. Ok? Quindi hai fatto un bellissimo regalo perché hai permesso di risparmiare tantissimo, anche magari se andrà in viaggio ad agosto, ok? Non è un problema perché comunque il VIP quando prenota è prenotato, non c'è assolutamente problemi, insomma. Poi la persona, se io ho risparmiato e mi trovo bene, ovviamente comincio a vedere e chiederò come posso rinnovare la mia membership. Allora a quel punto aiuterò e spiegherò alla persona come funziona il membership. Non dobbiamo parlare in questo caso, ragazzi, business. Non è il business, semplicemente ha fatto un regalo, quindi il regalo è scontistica. Ok, e secondo me molto più valore rispetto a magari tanti altri cazzatine, fatemi passare la parola, che regaliamo molto spesso che non sai neanche dove a nascondere, no? Quindi questo Natale dobbiamo sfruttare, ragazzi, perché per esempio anch'io onestamente sono veramente onesta, i guest pass in quanto si è viaggiato poco l'ho dato via a pochissime persone, in quanto comunque prossimo anno, non lo so se vedete già delle notizie, comunque ci saranno tantissimi cambiamenti e comunque ci sarà una grandissima ripartenza del viaggio, ok? Quindi andate a vedere, ci sono tantissime notizie, poi magari un giorno metterò tutto quanto insieme così voi potete anche capire cosa succederà nel 2022. E quindi cosa succede? Allora, noi semplicemente se apriamo il nostro social, andiamo a vedere i nostri amici che viaggiano. Allora a quel punto le persone che non ci sono vicine a noi, ovviamente possiamo mandare un guest pass, ok? Quindi grazie alla mia azienda con quale collaboro per Natale ci ha regalato dei voucher a condividere con dei nostri amici. Vedo che ti piace viaggiare, ok? Registrati gratuitamente e visualizza questa nuova applicazione o questa nuova piattaforma per poter prenotare e risparmiare. Ovviamente poi questo insomma andrà da sola. Dopodiché, però può essere secondo me molto carino, come anche regalare il VIP. E invece se tu sei Elite, mi raccomando, utilizzate lo shop, ragazzi, o regalatevi viaggi, oppure aprite tutta la famiglia, a chi cosa serve, scrivete Chiara vorrebbe scarpa da tennis, Corrado vuole la maglia di Hilfiger, Claudia vuole la borsa di Michael Kors, andiamo a vedere chi piacerebbe e ovviamente all'interno della nostra applicazione ci sono veramente tantissimi prodotti e possiamo fare economia, significa scaricare maggior numero di punti, perché tanto se Chiara serve scarpa da tennis, comunque andrà a comprare. Siete d'accordo con me? Allora, perché non comprare proprio nella propria piattaforma? Ok, fare l'economia. Comprare da me piuttosto comprare fuori. Quindi vedete, utilizzate anche questo. Voi che siete iscritti siete anche responsabili di coinvolgere un po' nello shopping una serata. Anzi, come ho sempre detto anche nell'accademia, ragazzi, la creatività, ci vuole la creatività. Quindi se fate qualche eventino carino a tutta la famiglia, allora scriviamo, ognuno mette giù tre desideri che vorrebbe e poi andiamo a vedere magari, no, quelle che possiamo trovare all'interno della nostra applicazione e credo che insomma può essere una cosa molto buona. Poi ovviamente grazie al Natale possiamo creare delle relazioni, quindi non c'è un'occasione migliore, ragazzi, che cominciare a fare gli auguri a tutti e così via e soprattutto comunicare in modo efficace e soprattutto positiva, ragazzi. Quindi adesso con il Natale cerchiamo anche seminare speranza assolutamente per un 2022 di grandissimo successo per ognuno di noi. E la cosa bellissima, parlate di viaggi, fai sognare le persone, parla dove ti sarebbe piaciuto stare, metti anche delle foto, insomma, utilizza massima della creatività. Quindi questo è quello che io volevo condividere con voi per dare magari qualche spunto
per quello che riguarda la nostra applicazione, la potenzialità della nostra applicazione e soprattutto cos'è e come possiamo fare qualcosa di più anche a Natale. Grazie Chiara, spero che sia stato insomma per tutti un pochettino utile. Assolutamente, grazie a te Tunde, perché a livello di creatività 100, applauso. Io sono molto un po' più sul discorso invece produttività e effettivamente mentre pensavi, parlavi, io sognavo e a Natale cosa vogliamo? Le cose che non possiamo avere. Ricordatevi quando eravate bambini, che cosa vi faceva voglia? Quelle cose che non potevamo avere. Cioè, chi, per esempio, parlando anche con, di cose stupide, ma per esempio, se io oggi non posso bere perché devo fare una cosa, dunque non posso manco bere l'acqua, che succede? Di che cosa avrò tanto voglia? Di acqua. E dunque, siccome in questo momento non possiamo muoverci più di tanto, abbiamo tante restrizioni, di che cosa voglia il 90% delle persone? Di evadere. E dunque facciamoli sognare a Natale. E io quando 10 minuti fa, Tunde, mi hai detto quello che andavi a proporci, che hai fatto un po' di ricerche. Sono andata a vedere sulla mia piattaforma se effettivamente era vero, perché io sono come San Tommaso, no? Toccare per credere, perché magari mi dice: sì, guarda, c'è un grande sconto, mi ha mandato la foto e io sono andata subito a controllare se era vero. E effettivamente il Mirage Medical Hotel 469 anziché 623 scontate di Booking. Beh, per 3 notti direi che non è male. Ma siccome ho anche una piattaforma ospite che uso spesso, io che conosco insomma, gli accessi, sono andata a controllare l'accesso degli ospiti. E dunque qui che cosa mi dava? Il 14% di sconto per l'ospite. Dunque significa che una persona che ha ricevuto il guest pass, dunque che ha pagato zero, dunque è un regalo, va a vedere quest'albergo e che cosa vede? 14% di sconto, 554 anziché 623 scontati di Booking per 3 notti. Significa €70 di sconto e dunque può farsi quell'escursione che ci ha fatto vedere Tunde. Ma se vedete, raddoppia i tuoi risparmi e noi spesso, come vi dicevo, quando diamo il guest pass, non le facciamo vedere che andando a selezionare la stanza, allora che cosa ho fatto? Sono andata nel mio e ho selezionato anche la stanza. E non so se tu l'hai fatto, ma io selezionando la stanza ho avuto anche un'altra sorpresa, che sì è vero c'era 4,79 la Superior, ma c'era anche la standard a 4,30. E dunque non so quella che era su Booking, se era la Superior, ma ho detto cavolo, cioè spesso vediamo 4,79, ma 4,30 sono comunque altri €49 in meno. E posso scalare addirittura 21 punti fedeltà. Allora che cosa ho fatto? L'ho selezionata e sono andata a vedere, poi ho detto ok, voglio il letto matrimoniale ovviamente, riscatto i miei punti fedeltà, 21 punto, dunque $18,64, ma siccome ho i crediti di viaggio che vi ho fatto vedere prima perché giustamente la uso, ho scalato anche i miei crediti di viaggio, significa che se io volessi andare a fare Capodanno a Budapest e ci andrò il 27, un po' prima di Capodanno, perché Capodanno sarò a Dubai. Potrei andarci a costo zero. E se prenoto i €77 di attività, potrò prenotarle, scalare i miei crediti di viaggio e andarci a costo zero. E quello che dicevi riguardo anche allo shopping, facendo shopping per tutta la famiglia e per tutti gli amici, non solo risparmiamo, usiamo i nostri crediti, i nostri punti fedeltà, ma ne guadagniamo altri. E i punti fedeltà che si guadagnano con lo shopping sono molto alti. E dunque probabilmente l'escursione ce la possiamo fare grazie anche agli acquisti che faremo per fare i regali. E dunque ci sono tante piccole cose e per questo motivo ho pensato, e ditemelo se, anzi abbiamo pensato in cinque, che tante persone, non dico voi che magari siete qui da più tempo, ma tante persone appena entrate magari non le sanno tutte queste cose. E quanti di voi vorrebbero poter far sì che questo mese di dicembre sia completamente diverso di tutto quello che è successo fino adesso, sia che chi è qui da 2 anni, sia chi è qui da 1 anno, sia chi è qui da 6 mesi, ma anche chi è appena entrato, anche da meno di 1 mese? Ditemelo nella chat perché noi abbiamo pensato, se lo condividete anche voi, di creare 21 giorni per cambiare e dunque di darvi in 21 giorni, a
tutti tutte le potenzialità e tutte le possibilità di conoscere tutto, ma non solo sulla piattaforma, non solo sull'attività, ma veramente tutto per poter cambiare e crescere. Perché 21 giorni? Perché sappiamo che un'azione ha bisogno di 21 giorni per diventare un'abitudine. E noi vogliamo creare delle abitudini, delle abitudini positive non solo sull'attività, perché questo è il nostro regalo di Natale, ma proprio in generale, perché una persona che è felice sul lavoro, sulla vita quotidiana, a livello economico, a tutti i livelli, dunque una persona equilibrata, chiaramente sarà molto più produttiva. E dunque abbiamo ideato questo programma di 21 giorni per aiutare tutte le persone, anche quelle non presenti, dunque sarà importante che abbiano la registrazione, che hanno il desiderio di raggiungere un obiettivo. Perché grazie a questo programma sarà possibile convertire questo desiderio in realtà. E ve lo dico perché il desiderio puro, nel senso desidero questo, rimane un desiderio, un sogno, diciamo. Invece il desiderio unito con l'azione e soprattutto la consapevolezza e le conoscenze che servono, diventa un obiettivo, un risultato. E dunque servirà prendere anche un impegno con voi stessi per questi 21 giorni. Perché per creare un cambiamento serve costanza, determinazione e anche qualche sacrificio. E noi ci prendiamo questo impegno. Quando dico noi, parlo di Chiara Tunde, Andrea Calcatelli, Emanuela Armuzzi e Edoardo, che sapete che siamo al momento, diciamo, i referenti per quanto riguarda il Freedom Nation, ma non solo noi, lo faremo anche con degli assistenti e ci prenderemo 21 giorni per darvi. Oltre che una presentazione al giorno, tutte le sere alle 21 su questa stanza, e quando dico tutte le sere significa che da mercoledì 1 dicembre, dunque parliamo del mese di dicembre, dunque da questo mercoledì a martedì 21 dicembre, ogni sera alle 21, maggiormente fatte da noi, qualche volta con degli assistenti, in caso in cui non siamo disponibili con qualcuno che gentilmente molto qualificato ci rimpiazzerà, ma tutti i giorni significa compresi anche i sabati e le domeniche. Dunque ogni giorno 21 giorni. Questo lo vogliamo fare non per voi, ma per far sì che questo mese di dicembre, con tutto quello che arriverà, adesso abbiamo anche il primo, la CEO call di Yoni Ashurov, e dunque vedremo anche il perché vogliamo veramente creare questo blitz a dicembre, ma non basta. E dunque abbiamo pensato che noi vogliamo veramente darvi tutte le opportunità per far sì che questo dicembre diventi fantastico. E dunque faremo un laboratorio interattivo dal 1 al 21, tutti i giorni, sabato e domenica comprese, 2 volte al giorno. Significa che ogni mattina alle 9 e chiaramente con una replica alle 14, perché sappiamo che non tutti sono disponibili la mattina alle 9, non tutti sono disponibili il pomeriggio alle 14, dunque faremo lo stesso laboratorio 2 volte al giorno, dunque alle 9 e alle 14, ogni giorno, sabato e domenica compresa, dunque ovviamente chi non può partecipare perché lavora, non potevamo farlo in altri orari, visto che alle 21 ci avremo la presentazione, ma dunque daremo il massimo di possibilità al massimo di persone per poter partecipare. Che cosa faremo in questo laboratorio interattivo? Ma siccome ve lo dico sempre, no? Ma continuo a parlare quasi sempre, non vogliamo più parlare noi, vogliamo far parlare voi. Vogliamo che voi usciate dal vostro guscio, che diventiate non un bruco, ma che diventiate una farfalla. E dunque significa che questi laboratori giornalieri, avremo un programma giornaliero che verrà dato di giorno in giorno, dal lunedì alla domenica, dunque tutti i giorni, per 21 giorni consecutivi, partenza sempre dal 1 dicembre, con i 5 tutors che vi ho detto prima, muniti di assistenti che ci aiuteranno sia a fare questa formazione, ma cosa faremo? Un argomento diverso al giorno, che sarà sia dalla crescita personale a quello che serve per quanto riguarda l'attività, a quanto serve per quanto riguarda i social, a quanto serve per quanto riguarda proprio l'attività di network, a quanto serve per qualsiasi argomento. Ne avremo 21 diversi, dunque ogni giorno sarà un argomento diverso. Faremo 20 minuti la piccola pillola formativa,
proprio quello che creiamo con gli assistenti, ma proprio massimo 20 minuti, dunque dai 15 ai 20 minuti, non di più, dunque non sarà una formazione, e questa pillola formativa la faremo sia alle 9 che alle 14, la stessa, dunque non dovete partecipare a entrambe. Poi ci sarà 30 minuti invece di interazione con simulazioni tra di noi, partecipazione attiva. Immaginiamo che vediamo oggi le obiezioni, ok? Faremo vedere come parlare con delle obiezioni, ma poi interagiremo tutti insieme a turni proprio per capire quali sono le obiezioni che vengono fatte e come rispondere. Ma non saremo noi a farlo, sarete voi, perché siete voi i protagonisti. Vediamo la crescita personale, le credenze, benissimo, vi spieghiamo come individuare le vostre credenze limitanti e insieme le faremo diventare credenze potenzianti. E queste sono le idee, ma vi ripeto, gli argomenti saranno tanti, da come gestire i social, come fare veramente tantissime cose, e vogliamo interazione. Poi alla fine invece vogliamo anche misurare quanto è stata produttiva la seduta, e dunque faremo un quiz per ogni giorno in cui vedremo se sono arrivati i messaggi, perché spesso noi magari diamo dei messaggi, facciamo delle formazioni, alla fine tutti, ah che bello, ma no, non ci ho capito niente. E dunque noi vogliamo controllare che effettivamente sia capito tutto, dunque faremo un quiz e anche domande e risposte, se serve, proprio per approfondire se qualcuno magari non ha capito bene. Vi piace come programma? Vi piace? Siete entusiasti quanto lo sono io di questi 21 giorni? Ok, allora qui adesso sta a voi. Noi questo l'abbiamo creato, noi questo lo facciamo, noi questo ci impegniamo assolutamente tutti i giorni, sabato, domenica compresa, e il resto però sta a voi. Qual è l'obiettivo di questo? Diventare supereroi? Sì, ma non solo in MWR Live, anche nella vita. Quel che desideriamo, divertirci, dunque deve essere il mese di dicembre, il mese natalizio, il mese del divertimento, deve essere un mese di crescita per tutti, ma su tutti i campi. Dunque faremo delle masterclass, faremo dei giochi, faremo veramente delle cose che ci permetteranno anche di uscire allo scoperto, di capire come rapportarci con gli altri, come crescere come persona in tutti i campi, ci daremo delle competenze, delle nuove competenze, faremo un cambiamento, perché 21 giorni serviranno proprio per arrivare a Natale diversi, in qualche modo, perché comunque avremo questi input e soprattutto avremo dato non solo noi, ma anche voi. Ci darà più sicurezza, sicurezza in se stessi, perché vedremo anche questo, perché spesso la timidezza gioca a brutti scherzi e diventiamo insicuri e non abbiamo il coraggio di. E qualche volta vogliamo fare, ma rimaniamo bloccati. E dunque questo non deve essere, dunque questo vogliamo evitarlo. Vogliamo darvi il massimo di consapevolezza, perché le competenze senza consapevolezza non servono assolutamente a niente. E dunque l'interazione è l'unico modo che pensiamo valido proprio per dare a tutti questa consapevolezza, di sapere dove vuole arrivare, in quanto tempo, come, perché creeremo anche questo, degli obiettivi, chiaramente faremo anche formazione. E soprattutto quello che dicevo all'inizio, interazione, interagiremo tra tutti. E dunque questo dal 1° al 21 dicembre. Perché? Perché giustamente dopo ci meritiamo che cosa? Non il Natale, no, 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 vedo già Claudia, ti vedo, no, 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 non ci meritiamo la vacanza. Ci meritiamo il 22, dunque il giorno successivo, una formazione straordinaria, particolare, molto intensa, che durerà circa 2 ore, su il miglior anno della tua vita, perché 2022 diventerà il miglior anno della vostra vita. E questo lo faremo mercoledì 22 dicembre, proprio alla fine del percorso, proprio per chiudere il cerchio e mettere il punto. Chi c'era l'anno scorso l'ha fatto, l'anno 2021, il miglior anno della tua vita. E se è stato il miglior anno della vostra vita, non preoccupatevi, perché il 2022 sarà ancora il miglior anno della vostra vita. Dunque, ogni anno, facendo questo esercizio, io ho cominciato a farlo nel 2013 o 14, non mi ricordo, e ogni anno da quel momento ho avuto delle consapevolezze, e ogni anno che seguiva era il miglior anno della mia vita. Ma perché lo faremo in questo corso? Sarà un corso molto particolare, che ho, tra virgolette, rubato a un formatore abbastanza rinomato, che è Roberto Re, perché l'ho fatto seguendo il suo corso per 3 anni, e ho deciso di metterlo veramente in pratica. E ogni anno a Natale, l'anno scorso addirittura l'abbiamo fatto 2 volte,
Perché penso che dopo un percorso del genere, sia di crescita, sia di consapevolezza, che sapremo anche cosa vogliamo, avremo tutto per fare il bilancio di quello che è stato il 2021, perché sarà questo che faremo in questo corso, ma soprattutto gli obiettivi per il 2022. E con le conoscenze e le capacità che prenderemo e la consapevolezza in questi 21 giorni di laboratorio, avremo la possibilità di farlo. L'orario ancora non l'ho messo perché io penso di farlo la sera per dare la possibilità veramente a tutti di farlo, dunque pensavo di farlo alle 21, questo insomma sarà da definire, intanto ve lo accenno, e questo sarà subito dopo quel blitz dei 21 giorni. Dunque 21 giorni, laboratori ogni giorno, cominciamo mercoledì mattina alle 9, dunque chi non può alle 9 di mattina alle 14. E tutte le sere da mercoledì alle 21 su questa stanza una presentazione. Questo ovviamente non toglie quello che già tutti i gruppi del Freedom fanno: presentazioni per conto loro, i fast start e se fate laboratori di chiamate anche. Dunque, questo è una cosa in più che vuole essere veramente un sostegno per tutti, anche per chi magari è un po' abbandonato e per chi magari non ha un punto di riferimento. Siamo in tanti, io so che già ci sono tantissime cose che ci sono a disposizione perché il lunedì rimarrà la nostra formazione del Freedom, per chi la segue il martedì c'è il Corporate e il giovedì abbiamo la Leadership Academy. Allora, ogni settimana il programma non è sempre dato in anticipo, perché come oggi, per esempio, questa formazione che abbiamo ideato, l'abbiamo ideata questo weekend, dunque per questo non vi abbiamo detto la settimana scorsa che cosa sarebbe l'argomento, perché è nato veramente da più idee e più richieste fatte. Considerate che il mastermind, che tanti di voi sono all'interno, servirà proprio per questo e per questo è nato i 21 giorni. Ma non solo per il mastermind, perché doveva essere solo per il mastermind su tutti i punti che ci avete comunicato nei colloqui e nelle mail, dunque tutte le difficoltà e i punti, diciamo, di difficoltà che volevate rivedere, dunque abbiamo preso spunto da quello, ma abbiamo deciso di non racchiuderlo solo a chi fa parte del mastermind, ma a tutti e fare una masterclass veramente freedom per tutti i gruppi collegati. E dunque io vi do il benvenuto ai laboratori, sempre su questa stanza. Non ve lo diremo l'argomento, ve lo diremo giorno per giorno mentre facciamo la formazione. Ogni giorno avrete un tutor diverso con degli assistenti che saranno le persone che si metteranno in mostra per diventare i trainer dei trainer. Dunque sarà anche una scuola per gli assistenti proprio per passare al livello successivo. Dunque questo è l'obiettivo, far sì che noi piano piano ci mettiamo sempre più in sordina per dare la possibilità a tutti i nuovi membri del Presidential Club e soprattutto i membri emergenti che stanno per arrivare al Presidential Club di anche loro insomma farsi valere. Dunque questo è quello che abbiamo creato per voi, spero che siete entusiasti quanto noi di questo mese di dicembre, che sarà veramente, soprattutto per i nuovi, vedo Elena che sei entrata da poco e adesso non riesco a elencarvi tutti, però so che tante persone sono appena entrate, dunque giustamente state ancora tastando e capendo insomma come funziona. Questo è proprio per voi, ma non solo, anche per chi è qui da più tempo. E dunque io ho sforato i 3 minuti, ma abbiamo iniziato con 4-5 minuti i soliti di attesa. Dunque vi auguro una bellissima serata, un bacio a tutti e ci vediamo mercoledì mattina alle 9. Ciao a tutti, buona serata. Record.